Saro TV. No, no. Ciao, io sono Saro, questa è la Saro TV. Io faccio la TV perché voglio diventare famoso. Là c'è mio cugino che c'ha la telecamera perché lui vuole fare regista, ha diretto diversi film, ha diretto Tacchi a Squillo e Alibaba e 40 guardoni. Vaffanculo, Saro. No. Io faccio il tutorial qua nella mia restoria pizzorante, se non ci vieni sei ignorante. E oggi facciamo il tutorial di come sovvertire il governo. E c'è qui questo signore in quadro, Lo Carmelo, che vuole imparare come sovvertire il governo. No, io veramente sono qui oggi per mangiare. Per sovvertire il governo? È facile, basta il passaparola. Devi cliccare su https nell'orecchio.fidati. E poi puoi cambiare la società. Perché io credo che questa società, bisogna cambiarla questa società. Perché non è giusta questa società. Perché mio cugino c'ha il 70 e io il 30% della restoria pizzorante. E non va bene. Perché l'altro mio cugino che è intelligente, che ha studiato, si è laureato, mi ha detto che per sovvertire il governo, lui che va sempre in settimana bianca a Montecitorio, dice che basta mandare una mail a tutto il mondo, no? E poi ci ritroviamo tutti quanti insieme davanti al palazzo con le torce, i bastoni, il fuoco tipo Shrek alle 7 di mattina e ci offrono la colazione. Ci vieni? Ma guarda, a me non interessano queste cose, sono venuto qua a mangiare e volevo ordinare. Allora, mi porta degli scampi alla fiamma. Oh, guarda, lo scampo è successo una disgrazia. Non c'è più scampo, è morto. L'ho messo qui dentro per fargli il funerale. Ti faccio un becchino. No, voglio gli scampi alla fiamma. Fidati e fatti fare un becchino. No. Comunque non si preoccupi, guardi, da mangiare oggi abbiamo banane, kiwi e cocco. Se non le mangi la moglie ti tocco. Ma cosa tocca? Poi tutta roba che viene dall'estero. Io voglio solo roba prodotta in Italia. In Italia, i veri mafiosi sono in Italia. E tua moglie batte sulla strada in Italia. Perché c'è tanta gente in Italia. Come vedete il tutorial mi è venuto molto bene, ma non me ne frega niente perché io voglio fare il cantante X Factor. Fatemi cantare in Italia. I veri clienti puzzano in Italia. E c'è veramente il schifoso in Italia. E molto bene, sono bravo. Chiamate voi o chiamo io? Saro TV. No, no.